prendere la strada che più ci fa paura. Quando la vita ci mette davanti una strada che ci fa paura, quella è la strada della nostra anima, quella è la nostra anima che è arrivata per dire è lì che devi andare, perché la paura è come un timone, il faro nella luce. Dove abbiamo paura è lì che dobbiamo andare, perché è lì che troveremo la nostra felicità. Però siamo titubanti a farlo, ci fa paura farlo. Dobbiamo andare in una direzione in cui per andarci dobbiamo lasciare andare ciò che conosciamo, ciò che abbiamo conosciuto fino a quel giorno, ciò che abbiamo vissuto fino a quel giorno, e anche se effettivamente la realtà in cui siamo in questo momento non ci piace fino in fondo, perché questa è la verità, vogliamo restare lì, perché lì in qualche modo, anche se non stiamo molto bene, ma conosciamo la situazione. L'anima ci chiama e ci dice vai lì. E ovviamente a te fa paura perché lì c'è una parte di te che tu non conosci, e quando l'anima chiama ti fa conoscere sempre una parte migliore di te, ti porterà a conoscere quella parte di te che hai sempre desiderato, ma non c'è niente di più pauroso della felicità, non c'è niente di più pauroso di spiccare il volo. E quindi cerchiamo di lottare. No, io voglio restare qua dove sono, non sto tanto bene, ma va bene così, io ci voglio restare, non mi interessa andare a scoprire quella parte lì. Però quando poi, come me, ad esempio, ho imparato a seguire il richiamo dell'anima, arriva un certo momento in cui dici va bene, dai, senti, andiamo e vediamo che cosa c'è da scoprire. Però se avete la fortuna di vivere un momento in cui la vostra anima vi chiama e vi dice andate lì dove avete paura, è proprio lì che dovete andare.